Benvenuti a una nuova puntata di GCN Italia. In questo video vi daremo qualche consiglio su come affrontare le uscite in solitaria, vero Giorgione? Cioè, mi hai fatto venire sotto la pioggia in salita per girare un video su come uscire da soli. Giorgione, avevo messo bel tempo, sole, 30 gradi, e cosa ci devo fare io? Ho ancora altre previsioni. È sensata come idea, no? Uscire invece da solo mi fai venire. Ma dai che ti fa anche bene che pedali un po', non fai mai niente, devi perdere peso, sei appesantito, sei fuori forma, sei tutto quanto, ti fa bene. Finisci ancora un po' che io qua giro, tu vai dritto, vai a fare il tuo video come uscire da solo in bici sotto l'acqua. Ma tu stai scherzando, spero. Vai. Cioè tu fai il DNF dal video? Certo, l'altra volta al Bergen Van Braden l'ho fatto alla fine, quello lo faccio subito. Ciao Maranga, vai, ciao. No Giorgio, per favore, dai. No. Giorgione, stai scherzando, spero. Giorgione! Giorgio! Non ci credo, non è possibile. Abbandon, pronti via. Se avete iniziato da poco a pedalare, una cosa che può aiutarvi molto, soprattutto nelle uscite più lunghe, è quella di programmare prima di partire il vostro percorso, pianificarlo su app come ad esempio Komoot. In questo modo potete scegliere il giro che volete fare, quanta salita inserire e anche magari percorrere le strade meno trafficate. In questo modo eviterete brutte sorprese e potrete rendere la vostra uscita molto più piacevole. Se avete intenzione di fare un'uscita particolarmente lunga, ricordatevi di portare con voi sempre una barretta 2, ma anche una banana, oppure preparare una borraccia con carboidrati solubili. Questo è importante perché nel caso ci dovessimo trovare in crisi di fame o senza energie, possiamo ingerire qualcosa. Nel caso non avessimo niente da mangiare, almeno il portafogli per fermarci eventualmente al bar e comprare qualcosa. Alle brutte proprio, però se avete qualcosa con voi è sempre meglio. Sacco forato. Ecco, cosa importante quando uscite da soli è avere sempre con voi il borsello con il kit di riparazione per riparare, sostituire la camera d'aria bucata, ovvero con voi un mini tool per sistemare i piccoli problemi che potete avere durante l'uscita. Io per fortuna ho sempre con me il borsello. No, non ci credo. No, che figo di m***a. Ho lasciato il borsello a casa. Porca miseria. Adesso? Tanto sono in questo bosco qua che sembra il ritrovo delle bestie di Satana. Mamma mia. Inquietante, veramente. È una roba... Fa paura proprio. Questo rumore. Ma sei scemo! Ho portato il borsello. Ma sei scemo! Ecco l'orso Bran Bernardo che viene a spaventarmi. Non dovevi andare a casa? Ma io sapevo che bucavi. Ciao. No, sei una roba incredibile. Cioè, no, adesso continui con me. Dai, Brambo! Comunque Giorgione mi hai fatto paura, dai. Non si fa ste robe. Facile sgamarti, Maranga. C'è la tracciabilità attiva col Wahoo. T'ho trovato subito. Per quello che eri dietro di me proprio. Ecco, sarebbe utile quando si esce da soli sempre condividere la propria posizione tramite Wahoo, ma anche tramite le normali app moderne. Insomma, comunicare a qualcuno che è a casa, che possibilmente vi vuole bene, dove siete, perché se a un certo punto non vi trovano più, con l'app, col GPS del telefono o col GPS del computerino vi si trova. È già importante. Uscire in compagnia ovviamente è molto bello, però anche uscire da soli ha dei grossi vantaggi. Prima di tutto non si dà fastidio al traffico, quindi non bisogna concentrarsi nello stare in fila indiana, aspettarsi le rotonde, semafori e così via. Ma l'altro grosso vero vantaggio è che ci si può allenare in modo preciso seguendo delle tabelle di allenamento, quindi è veramente utile e funzionale uscire da soli per seguire un programma di allenamento. In coppia o in gruppo poi si rischia di seguire un po' il ritmo degli altri e non fare quello che bisogna veramente fare. Se sarà Alan che fa, vuol rifare lo scherzo di prima, puntata di Halloween. Cos'è sto rumore, Brambo? Ah, sei qui anche tu? Sì, c'è un rumore, quello che sentivo prima, solo che tu sei qui, io sono qui. È il video di non aprite questo video. Penso di Giorgione, andiamo. Salutiamo. Se vi è piaciuto, ricordate di mettere like, commentare. Dai Giorgione, che il primo che scalano sei te. Già che sei bello paffuto. Sei bello pieno, lento. Dai, via. Dai Giorgione.
Dai che sono le bestie di Satana qua.